Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono le 12:30 di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano All News per raccontare un po' quelli che sono i protagonisti, le persone che insomma giornalmente fanno di Milano e della grande Milano, questa grande europea e città che insomma molti sperano che diventi la grande Milano, no? Una delle grandi capitali europee, la città metropolitana di Milano, questa fantomatica esistenza, chissà cosa sarà, chissà cosa sta facendo. Vabbè, la città metropolitana di Milano è quella che in realtà tiene dentro tantissimi, tantissimi paesi una volta, adesso da tutti gli effetti delle città che ruotano intorno alla nostra Milano, e tra queste ci sono quei paesi, quelle città di prima fascia, tra cui ad esempio il paese che rappresenta oggi qui il nostro ospite, che è il sindaco di Baranzate, Luca Elia. Buongiorno sindaco, benvenuto a Good Morning Milano. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per questo invito. Grazie a te, sindaco, di essere venuto. Ci diamo del tu, tanto ci conosciamo da tempo, non facciamo queste cose alla faccia dove si danno del lei, però poi si sa che si conoscono da tanto, noi ci conosciamo. Poi insomma è sempre bello parlare appunto di questi comuni, che insomma questi paeselli una volta erano, poi abbiamo preso delle grandi città, chi più chi Esatto. meno, che insomma adesso hanno un ruolo fondamentale per la buona riuscita anche poi di quello appunto che è la città metropolitana di Milano. Sindaco, ci racconti un po' però dov'è Baranzate, come possiamo inquadrare Baranzate? Allora, Baranzate è nel nord-ovest Milano, al confine con Rho e con Bollate. Siamo un comune che ha circa 12.000 abitanti. Abbiamo questa particolarità che un terzo della nostra popolazione, oltre il 30%, proviene da circa 70 nazionalità differenti. Quindi, insomma, è un comune che presenta una variabilità di Potreste popolazione molto rilanciare Giochi senza ampia. frontiere, potreste rilanciare Esatto. tranquillamente. Esatto, è un comune che ha una lunga storia di immigrazione, un po' come tutta la città di Milano, come Genova, come Torino. L'immigrazione a Baranzate naturalmente inizia negli anni 70 con persone provenienti da tutte le parti d'Italia. Negli ultimi 25 anni abbiamo assistito a questo fenomeno, in cui Baranzate è diventato un luogo dove da tante parti del mondo, ripeto, oggi abbiamo circa una settantina di nazionalità, sono arrivate tante persone. È un comune anche abbastanza giovane, no? Nel senso che è nato. Quanti anni fa ormai Baranzate come È un comune comune a che è sé nato nel stante? Nel 2004, 2004, quindi prima era era facente parte di Bollate, giusto? frazione Era di una Bollate, esatto. frazione. Perché magari tutti, qualcuno si sentirà: ah, è Baranzate di Bollate. No, era Baranzate di Bollate, adesso è comune di Baranzate. Finito. C'è ancora qualcuno che scrive Comune di Baranzate di Ah sì! Bollate, non so come faccia, però lo scrive. Ecco, invece no, dal 2004 comunque è un comune abbastanza giovane, che però appunto si porta dietro una storia invece di immigrazione, ma non solo, appunto una storia anche di grandi fabbriche del territorio, insomma di industria più che ventennale appunto. Esatto. Nel 2015 Luca Elia vince le elezioni, possiamo dirla anche non al primo tentativo, giusto? Sì, Svegliamo qualche. Beh, ma giusto, no? Insomma, fa vedere che insomma, ero già stato chi candidato nel persevera, no? 2010. Chi persevera ce la può Ce la fare, può giusto? fare. E quindi aveva fatto le prove nel 2010, diciamo, poi invece nel 2015 vince le elezioni, diventa sindaco. Com'è questa esperienza di sindaco? Come sta andando? Una giunta molto giovane anche. Cosa state facendo di bello a Beh, devo Baranzate? dire che l'esperienza di sindaco è un'esperienza straordinaria. Io la vivo a tempo pieno, mi sono messo in aspettativa del mio lavoro perché credo che Baranzate, ma non solo Baranzate, abbia bisogno di un sindaco a tempo pieno. La cosa più bella è sicuramente il rapporto con la gente. La cosa più difficile è, stante la generale scarsità di risorse, dover dire no alle persone che hanno bisogno. Noi abbiamo tendenzialmente una popolazione che ha una gran parte della nostra popolazione ha una condizione socio-economica difficile, e quindi investiamo molte risorse nelle politiche sociali e nelle politiche educative. Ecco, la cosa più difficile, come ti dicevo, è appunto dire di no alle persone che hanno bisogno. In questa legislatura ci stiamo molto impegnati a non diminuire
i servizi per nessuno, anzi cercare di mantenere unita la coesione di coesione sociale, cercare di non far scivolare nella povertà chi è più vulnerabile. C'è una larga parte di popolazione che ha subito la crisi ormai del 2008, magari qualcuno, un membro della famiglia aveva un lavoro, poi ha perso il lavoro, e queste famiglie, che sono tante, rischiano di scivolare nella povertà più estrema. Ecco, noi abbiamo fatto delle politiche anche in collaborazione con gli altri comuni per cercare di non far scivolare nella povertà le famiglie più vulnerabili, e quindi cercare di dargli una mano con partecipazione, anche con un po' di partecipazione economica. Sindaco, però la domanda viene spontanea, come diceva qualcuno prima di me. Sempre meno risorse, sempre meno forza, quindi diciamo per l'amministrazione comunale, ma sempre più sfide, sempre più difficoltà, perché insomma appunto la crisi poi globale prova a colpire poi il singolo nella propria abitazione, quindi poi appunto nel suo comune. Come si può fare? Come fate con le poche risorse che avete a far sì di tenere queste persone, non farle, come dice lei molto bene, questa immagine del scivolare nella povertà, cioè tenerle quindi aggrappate invece alla società e al benessere minimo, almeno che si possa desiderare? La complessità dell'amministrazione oggi, io lo dico sempre con una frase semplice, quando dico il sindaco e l'amministrazione da soli non ce la fanno. Non ce la fanno perché il mondo là fuori è talmente complesso ed è difficile sia governarlo, sia comprenderlo, sia starci in relazione. Allora si fa, dal mio punto di vista, in maniera molto, molto modesta, o almeno come abbiamo tentato di fare noi, anche in collaborazione con gli altri comuni, in due modi. Uno, con due strade. Uno, cercando di tenere insieme tutte le risorse del territorio. Il territorio ha delle grandissime risorse dal punto di vista associativo, dal punto di vista delle parrocchie, dal punto di vista delle società sportive. Allora, solo facendo reti tra amministrazioni pubbliche e società sportive, parrocchie, Caritas, si può tenere insieme un tessuto di servizi e di risorse che possono essere dati ai cittadini. Quindi l'amministrazione pubblica, contingentando in maniera certosina le risorse, può fare da regia e da organizzazione. Le Caritas possono dare una mano, o le altre associazioni che si occupano di povertà possono dare una mano. La scuola è un elemento fondamentale per non far sentire i ragazzi esclusi dalla quotidianità. Ci sono le parrocchie, ci sono le associazioni, quindi facendo rete si riesce a tenere il famoso terzo settore, che anzi in questo momento proprio sta subendo una grandissima riforma che ci voleva, nel senso che finalmente si capirà davvero poi le varie realtà cosa faranno. Quanto è importante appunto l'associazionismo per una realtà come quella di Baranzate? Ma l'associazionismo è molto importante, perché ripeto, ad esempio l'associazionismo sportivo, le associazioni fanno pagare alle famiglie una quota per comprarsi la borsa, per comprarsi la tuta, per quelle attività. Sedersi al tavolo con l'associazionismo sportivo di Baranzate vuol dire sentirsi dire dall'associazionismo sportivo baranzatese che anche loro fanno un pezzo per chi sta peggio, cioè cercano ad esempio per le famiglie che non ce la fanno o sono in difficoltà a dare quei 300-400 euro che serve per l'iscrizione ad esempio a dilazionare, oppure a dare la possibilità alle famiglie che hanno 2-3 bambini che vanno all'associazione sportiva, magari uno di non farlo pagare, quindi trovare queste forme di che non è solo un voglio giocare a calcio ad esempio, ma è proprio un cercare di fare poi coesione sociale e di rendere il nostro obiettivo più forte anche queste associazioni dal punto di vista proprio sociale e del lavoro che fanno sul territorio. Quando mettiamo in convenzione poi gli immobili comunali con le associazioni sportive, al primo punto della convenzione chiaramente viene indicato che l'obiettivo è quello principale della coesione sociale. Se non di trovare il nuovo Ronaldo, esatto, sicuramente. Esatto. Ecco. Invece, poi se lo troviamo meglio. Se il prossimo Ronaldo arriva da Baranzate, perché no? Su 70 quante nazionalità? Ma allora, cioè, ne avete di possibilità di fare? Abbiamo. Baranzate contro il resto del mondo. Esatto, questo possiamo organizzarlo. Ma sono circa una settantina, l'80% delle presenze di Baranzate arriva da una decina di paesi. La Cina e lo Sri Lanka sono le popolazioni che sono più rappresentate. Mi piace lavorare su questo tema, e in particolare sul tema della cittadinanza. Abbiamo fatto una cosa che è stata molto apprezzata, ad esempio il 2 giugno, e abbiamo chiesto ai rappresentanti delle nazionalità con più presenze
a Baranzate di leggere la Costituzione insieme a noi, e quindi con un'idea che quella possa essere il la religione civile, possa essere i valori della Costituzione, possono essere quello che tiene insieme le diversità, perché poi ci sono diversità religiose, ci sono diversità culturali. Io credo che le diversità siano una ricchezza. Io non sono, sono laico, ma non sono laucista. Non credo che bisogna eliminare le proprie differenze per accogliere l'altro. Io invece credo che le identità devono essere sempre più forti e devono rispettarsi e devono dialogare. E quindi la valutazione che noi abbiamo fatto, che pare banale ma non lo è quello come tenere insieme le differenze. Dal punto di vista religioso non possiamo tenerle insieme, dal punto di vista delle provenienze no. Allora ci è parso che uno, la partecipazione civica, due, la Costituzione, e tre, aggiungo io, la rappresentanza, perché c'è un enorme tema. Noi a Baranzate un terzo della nostra popolazione manda i figli a scuola, paga le tasse, partecipa alla vita collettiva, ma non sceglie proprio rappresentanti. Ecco, quindi questo è un tema che va esplorato. Questo è un tema che appunto poi nella sinistra italiana spesso si è riparlato spesso, di magari dare il diritto di voto alle amministrative, proprio per questo caso, ad esempio, ai cittadini extracomunitari che comunque risiedono da un certo periodo di tempo sul luogo, e che appunto, come dicevano, figli che vanno a scuola, che pagano le tasse da anni ormai come gli altri, ma che non possono scegliere proprio rappresentanti. Altri dicono che però che sarebbe poi l'arrivo di qualsiasi di mamma al posto del sindaco. Però. Ecco, questo è un tema che preoccupa qualcuno. Dopodiché, quando esci dai dibattiti, esci dalle riflessioni e vai a Baranzate o vai da altre parti, vedi che all'interno dell'associazionismo trovi la persona senegalese piuttosto che la persona italiana che danno un contributo al territorio. Allora a quel punto ti chiedi se quella persona che dà un contributo al territorio ha diritto a scegliersi il proprio rappresentante. E io ho la certezza che se chiedi l'opinione in linea generale a qualcuno, tipo dirà no, questi stranieri vengono qua, governo. Quando invece chiedi al signore che abita in via Garibaldi 7, al quarto piano, che cosa pensa del suo vicino di casa senegalese col quale magari lavora all'interno dell'associazione, ti danno un'altra risposta. Allora, quando diciamo la teoria si scontra con la realtà, vince la realtà. Allora io vedo naturalmente nella mia realtà una grande partecipazione da parte anche di molti stranieri che rispettano le regole e hanno gli stessi valori condivisi con i quali si può sicuramente percorrere questa strada. Potrebbe dire che appunto grazie a questa moltitudine è un bel laboratorio anche di ricerca di soluzioni magari anche nuove su questo tema. Certo. Non è l'unico laboratorio però in realtà che sul territorio sta per nascere, nel senso che appunto la zona negli ultimi 10-15 anni è stata toccata da tutto quello che è stato il processo di Expo, quindi Expo prima, Expo dopo e tutto quello che era Expo prima. Adesso c'è il dopo Expo, c'è Human Technopol, certo, che è proprio lì sui vostri confini, anzi parte proprio nel vostro territorio. Cosa sarà dell'area Expo? Come sta funzionando? Io dico sempre che Baranzate istituzionalmente è un comune, di fatto essendo un comune di 2,3 km quadrati è un quartiere della città metropolitana. Sì. Ecco, questo è diciamo l'approccio con cui dal mio punto di vista noi dobbiamo leggere questa città metropolitana, quindi i confini istituzionali spesso sono in ritardo sulle dinamiche economiche, e Baranzate è un comune di 2,3 km quadrati attaccato allo Human Technopole e all'area del post Expo, che sta una gran parte sul comune di Milano e una piccola parte sul comune di Roma. Noi come ci stiamo muovendo? Ci stiamo muovendo innanzitutto con tutti gli altri comuni, e quindi i 16 comuni del nord-ovest, del nord-ovest Milano, dell'area omogenea di Milano. Abbiamo in atto già da un sacco di anni diverse collaborazioni su diversi temi, anche abbiamo istituito delle aziende sulle politiche sociali, il CSBNO per quanto riguarda le biblioteche,
abbiamo un consorzio che si chiama il patto dei sindaci del Nord-Ovest, con cui collaboriamo su in particolare i nuovi sviluppi. Che cosa sta succedendo nell'area post-Expo? Qualche mese fa un operatore che è Lendlease, che è un operatore australiano, una public company, ha presentato un progetto per la riqualificazione dell'area Expo. Lì ci sono delle funzioni pubbliche fondamentali su quali il pubblico, la regia pubblica punta molto, e poi ci sono delle funzioni private. Ci sono tre funzioni pubbliche principali, che sono lo Human Technopole, che è questo grande polo di ricerca sui big data, sulla sanità. Lì ci si interrogerà per i prossimi anni, ed è una cosa straordinaria per l'Italia e per Milano in particolare, su come gli stili di vita si riflettono sulla mortalità e su come l'uomo vive, quindi sulla sanità, se uno fa sport o no, su che cosa mangia. E accanto a questo, interessante anche perché segue un po' comunque quello che è l'eredità di Expo. Esatto, segue quello sull'eredità, sugli stili di vita. Infatti. Parlare in Italia di stile di vita è il luogo infatti, migliore. Infatti. L'altro polo interessante è quello relativo alle facoltà scientifiche dell'università statale. Già sia il Senato accademico che il CDA della statale si sono espressi favorevolmente. Il governo anche ha finanziato una parte di questi investimenti per il trasferimento della statale, una parte la statale li ha con fondi propri e un'altra con la valorizzazione dei propri immobili che da Piola, dove poi si dovrà, da quello che si dice sui giornali, deve andare il rischio di diventare il nemico numero uno di Città Studi, Città Studi. Ecco, lì c'è stata questa, io da quello che ho visto, lo dico perché so che ci seguono in tanti, esatto, Città Studi, ho visto che c'è ogni stata... tanto ci bacchettano perché siamo troppo buoni con l'amministrazione municipale di Città Studi, ma allora dico, c'è stata qualche manifestazione, c'è qualcuno che con una battuta, e io la dico come una battuta, e dice che siano un po' gli insegnanti, i professori o quelli che abitano lì che si preoccupano che poi dovranno andare a lavorare da un'altra parte, ma naturalmente questa è una battuta. A me pare che il Politecnico sia interessato ad allargare le proprie attività su Città Studi e quindi a mantenere Città Studi per le funzioni che è. Il terzo elemento, per tornare allo Human Technopole, è l'ospedale Galeazzi, che ha già acquistato l'area, c'è già un progetto, e quindi accanto a Cascina Triulza sarà trasferito l'ospedale Galeazzi. Pensate che pensavi che poi in un'area così vicina avremo due ospedali importantissimi della città, Sacco da una Sacco parte e Galeazzi. Il Galeazzi. Quindi tre funzioni pubbliche, Galeazzi, Human Technopole e Università Statale, con un parco lineare che sarà realizzato sul cardo principale del polo Expo, che darà vita a questo nuovo insediamento che si prevede sulla carta che nei prossimi 10 anni potrà svilupparsi. C'è un tema fondamentale che è quello che tu mi richiamavi, quali sono le interrelazioni con i comuni? Eh sì, perché insomma sempre di più non si può pensare a Baranzate come un comune che possa fare qualcosa da solo, abbiamo parlato anche prima, anche in altri temi, cioè sempre di più è fondamentale l'interazione con i vicini di casa, ma non solo, anche con le istituzioni sovrastanti, no? Esatto, in particolare sullo Human Technopole è evidente che non può vivere solo di vita propria. Uno perché diciamo i satelliti all'interno di realtà con le quali non parlano non possono evidentemente funzionare, e quindi noi dobbiamo lavorare fortemente, e chi sta sviluppando Human Technopole deve convincersi che il lavoro e il legame, uno dal punto di vista dei trasporti, due dal punto di vista delle interrelazioni anche economiche e delle funzioni che possono interessare lo Human Technopole, che devono realizzarsi nei comuni limitrofi. Se Human Technopole sarà una cosa che si chiuderà dentro i propri confini, io credo che non avrà futuro. Se invece dialogherà col territorio, come mi pare
nelle dichiarazioni, anche nei documenti, nei primi documenti, viene indicato, allora potrà avere un futuro. Io credo fortemente che la mano pubblica deve avere la regia su tutta questa operazione. Mi pare che stia andando nella giusta direzione. Già da dicembre i primi ricercatori sono a Palazzo Italia. A noi piace molto questa cosa, perché l'albero della vita è proprio attaccato al comune di Baranzate. C'è un tema fondamentale che ho posto a Dare Expo e anche nelle occasioni pubbliche. Attualmente l'area è chiusa, recintata come era prima. Ecco, prima togliamo quei cancelli, meglio è. Prima togliamo quei cancelli, prima proviamo a raccontare, perché i cittadini che ora sentono dicono: ah, caro sindaco, tu ce la stai raccontando che lì dentro ci sarà una cosa bellissima, ma noi siamo al di qua della cancellata, sì, oppure lo Human Tech non può essere al di là della cancellata, ma tu finché non togli questa cancellata noi non ci sentiamo di stare dentro quel fenomeno lì. Quindi questo è un tema per i sindaci. Finché lo Human Technopole e lo sviluppo di quell'area non vedrà un'interconnessione con i nostri cittadini, forse i nostri cittadini faranno fatica a capire che cosa sta succedendo. Effettivamente non passa niente, ma queste cancellate, queste ricordano molto il carcere che c'è dall'altra parte della strada, esatto. Insomma, come dire, quindi esatto. Insomma, distinguere un po' meglio le due situazioni. Insomma, ormai quindi siamo a metà del mandato, insomma, le cose da fare sono state tante fatte. Una di quelle promesse che aveva fatto in campagna elettorale e che hai mantenuto? Allora, io non ho mai usato la parola promessa in campagna elettorale, ma dicono tutti così, l'ho anche motivata. Io ho scritto le azioni di Progetto Urbanizzate, okay. che è la nostra lista. Quello su cui stiamo lavorando è la riqualificazione delle aree dismesse, in particolare che Baranzate ha diverse aree dismesse, quindi ad esempio abbiamo abbassato gli oneri di urbanizzazione, abbiamo lavorato secondo me in maniera importante sulla mobilità dolce. Baranzate era un comune che vedeva una scarsissima presenza di piste ciclabili, se non sulla Varesina. Noi abbiamo puntato su un'opera dal mio punto di vista fondamentale, anche dal punto di vista simbolico. Nella via principale di Baranzate, che è la via Sauro, abbiamo realizzato una gran parte di pista ciclabile che si interconnette con un parco lineare che è stato realizzato in sostituzione della vecchia Romonza. Ecco, credo che eravamo uno dei pochi paesi a non avere una pista ciclabile nel centro del paese, e questa non è solo un'opera in se stessa che aiuta i cittadini a stare meglio o a pedalare, è una scelta simbolica. Cioè, noi avevamo detto in campagna elettorale, e ci stiamo lavorando, mi auguro con buoni risultati, che avremmo migliorato la qualità del vivere del nostro comune, avremmo raccontato la centralità del camminare a piedi e della mobilità ciclabile a scapito delle macchine. Con quella pista ciclabile, anche per sistemare una situazione di parcheggi che non era regolare dal punto di vista normativo, è stato spostato qualche parcheggio e ci sono state delle critiche nei confronti del sindaco. Allora il ragionamento che abbiamo fatto insieme all'assessore è: ma noi che futuro vogliamo avere? Nella nostra vita vogliamo mettere al centro la mobilità ciclabile, i mezzi pubblici? Chiaramente non siamo ancora in condizione di muoverci senza automobili, però dobbiamo fare un passaggio. Baranzate era in fortissimo ritardo su questo, e noi abbiamo, diciamo, nel nostro piccolo fatto questa importante pista ciclabile, e ne abbiamo in prospettiva in futuro degli altri. C'è poi un altro tema, se ho ancora un po' di tempo. Sì, Fabio. Siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora 4 minuti. Poi... Su tanti giornali vedo che molti sindaci si occupano del tema mensa. Sì. Ecco, noi abbiamo avuto proprio ieri sera in collegamento il sindaco di Sedriano proprio su questo tema. Ecco, ne dico una su tutte. Anche noi siamo arrivati in amministrazione nel 2015, abbiamo visto i dati, c'era il 50% dei cittadini, delle famiglie che non pagavano. Allora avevamo di fronte due scelte: o fregarcene, e questo avrebbe comportato uno, un minore introito dal punto di vista economico, che devo dirti che è la cosa che per il bilancio mi interessa molto, ma dal punto di vista di sindaco mi interessa meno. Quello che invece ci ha interessato di più è dire: il comune
e quindi il pubblico fornisce dei servizi e qualcuno che è in condizione di pagarli non li paga. Ecco, abbiamo lavorato su questo tema, cioè abbiamo spiegato ai cittadini che non poteva più essere consentito che la collettività mettesse a disposizione dei servizi a domanda individuale e qualcuno se ne fregasse e bellamente mandasse i propri figli, pur essendo nelle condizioni economiche di farlo, di non pagare. Allora abbiamo fatto un ragionamento, dal mio punto di vista, molto chiaro, che rivendico in maniera molto forte. Chi non ce la fa, chi fa fatica, il comune l'aiuta. Chi fa il furbo, il comune non l'aiuta e anzi lo punisce. Abbiamo avuto qualcuno che si è lamentato da questo punto di vista, ma devo dire che poi i cittadini ci hanno dato ragione. Cioè hanno capito che l'approccio dell'amministrazione non era quella più di accettare qualsiasi comportamento, ma era quello del rispetto, cassa, poi del rispetto delle regole, chi pagava, esatto, e chi invece del rispetto delle regole. E qui torno al cambiamento di mentalità, perché poi io credo che i sindaci devono avere quello che si chiama la visione, cioè dove vuoi portare il tuo paese e dove vuoi portare il tuo cittadino, perché poi la buca è importante chiuderla, ma se non hai una visione di territorio, se non hai una visione di paese, se non hai una visione di che cosa vuoi per i tuoi cittadini, non fai il sindaco, non fai l'amministratore, fai il tecnico comunale, che è importante, ma non è quello che secondo me serve. Quindi noi abbiamo raccontato e pian piano stiamo raccontando il rispetto delle regole, e questo secondo me è un punto importante. Poi abbiamo fatto abbiamo fatto anche i marciapiedi e le asfaltature, però devo dire che mi appassionano meno, servono, ma mi appassionano meno. Ma qualche cittadino sarà ben contento però, cioè, di questo. Abbiamo fatto siamo anche quasi quello. In chiusura, so che però siete anche lì per rivedere il PGT, il piano di governo del territorio. Esatto, noi avevamo un PGT sostanzialmente pensato, il nostro PGT ha avuto una variante. Il PGT è quel piano che regolamenta il vecchio piano regolatore, il piano di governo del territorio. Cioè è quel grande documento che dice qua si devono fare i servizi pubblici e i parchi, qui il commerciale, qua. Scusate la semplificazione, sì. Però qui l'industriale e qua residenziale. Si fa massimo 7-8 piani, non di più, cose, cioè, esatto. Quelle cose, si scrivono le linee di massima su esatto. I paletti, si mettono i paletti appunto per poi dopo governare il territorio. Noi ci siamo interrogati su quanto dicevo prima, avevamo un piano di governo del territorio pensato nel 2007-2008 e realizzato negli anni successivi. I fenomeni economici e il mondo gira così velocemente e le istituzioni sono spesso in ritardo e la strumentazione di governo, il PGT è una strumentazione di governo fondamentale, è spesso in ritardo sull'economia e sulle dinamiche sociali. Ci sono stati dei cambiamenti straordinari all'intorno, dicevamo prima, il post-expo è uno, le infrastrutture stradali che sono state realizzate, quindi un cambiamento di contesto. Ma già il cambio della Monza è stato qualcosa di pazzesco, avete veramente avete un parco, non so quanti chilometri sono. No, noi siamo 2,8 chilometri quadrati, il parco è un chilometro, quindi diciamo, risponde abbastanza bene alle mezzo esigenze. Mezzo paese quasi, quindi insomma. Risponde bene alle esigenze dei cittadini. Allora, a fronte di questi cambiamenti e a fronte di un approccio diverso dell'amministrazione, cioè che non racconta più la Baranzate che deve ricostruirsi come un comune nato nel 2004, ma racconta quello che dicevo prima, Baranzate è un quartiere della città metropolitana che deve competere e collaborare con gli altri comuni e con Milano in particolare, perché non dobbiamo nasconderci, siamo piccoli però dobbiamo competere con i quartieri di città di Milano sia in termini di strumentazione e sia in termini di attrazione di investimenti. È chiaro che un intervento fatto su Baranzate piuttosto che su Milano dialoga anche con gli altri comuni, quindi a noi va bene e penso che anche a Milano piuttosto che agli altri comuni se ci sono degli investimenti sui diversi comuni in maniera tale che si possa dialogare. A fronte di questi grandi cambiamenti abbiamo pensato e siamo appena partiti ad una variante del piano di governo del territorio, cioè che possa ridare una strumentazione più efficace a fronte di un cambiamento di prospettiva. Vuol dire che da domani palazzi, cemento ovunque per Baranzate? Ci sono un elemento fondamentale, okay, diamo... no al consumo di suolo, okay. Che non è solo una battuta ma è una visione. Noi abbiamo circa il 70% di suolo urbanizzato, uh-huh. E quindi nel piano di governo del territorio c'è scritto non si può avere nuove trasformazioni. Ah, okay. Quindi dove ci sono i campi rimangono campi. Questo piano di governo del territorio vuole migliorare l'efficienza, l'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza degli interventi, semplificare un po' la normativa, perché dentro il piano di governo del territorio
c'è anche un bel po' di normativa, norme tecniche di attuazione, adesso non entrano i tecnicismi, sì, però per magari essere... rallentano e portano, esatto, le cose più... quindi torno a quello che dicevo prima, per essere competitivi anche la strumentazione deve essere più snella, che non vuol dire non avere regole, ma vuol, esatto, dire avere regole interessanti, regole precise, veloci, poche, precise e puntuali, in maniera tale che tu interlocutore capisca esattamente, diciamo, in quanto tempo e con quanti come dicevo una volta, deve... so di che modo morire, esatto, si diceva, no? Esatto. E quindi non ci sarà nuovo consumo di suolo. Riconversioni invece? Nel senso, so che avete tantissime aree dismesse voi, ad esempio, sul territorio. Sì, e anche lì vorremmo dare un po' più di motore. Allora, spesso ci vuole un grande polo trattore per fare sviluppo. I quartieri si rigenerano quando rivedono se stessi e ripensano se stessi, hanno una visione differente di se stessi in base a un obiettivo. Quindi io credo che lo Human Technopole possa essere per Baranzate e per i comuni limitrofi da qua ai prossimi 10 anni quell'elemento conduttore delle trasformazioni del territorio. Perché se un comune deve capire che ruolo ha nel mondo, adesso la dico grossa, però è quella, deve avere due o tre poli attrattori verso i quali muoversi. Io credo che lo Human Technopole possa essere un polo attrattore e di sviluppo nei quali confronti lo sviluppo del nord-ovest si può attuare. Perfetto, signore e signori, Luca Elia, sindaco di Baranzate, grazie mille Luca davvero di essere stato qui con noi. Grazie oggi a te. Io spero che, insomma, i cittadini di Baranzate poi potranno scriverci, commentare, dirci che le bugie che ha detto, anche ditecelo, che noi poi andiamo a richiedere le cose se non ci ha detto tutta la verità. Luca, davvero grazie mille di essere con noi, bocca al lupo per il lavoro, avete ancora un paio d'anni davanti di duro e grosso lavoro, però insomma, come dicevi, le sfide sono tante, ma divertenti anche, da dire, cioè avete davvero qualcosa da fare di interessante. Grazie a te e grazie e complimenti e in bocca al lupo anche per questa tua attività che so essere molto, molto buona. Grazie mille davvero, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, per oggi pomeriggio alle ore 18 con informazioni di Milano News, edizione della sera, telegiornale sempre qui in diretta dai nostri studi, e poi domani sempre qua in diretta con Good Morning Milano 12:30. Domani parliamo di sport minori, come sempre poi dico, parliamo minori di chi, e femminili, domani vedrete di cosa parliamo. Grazie mille, arrivederci e a presto.